Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Oggi finalmente ritorno con un tutorial in collaborazione con Bidpark. Andremo a creare insieme una borsa con uncinetto utilizzando due supporti appunto che ho scelto sul sito di Bidpark. Uno ovviamente già l'ho lavorato, infatti è qui, è già pronto per essere utilizzato, e l'altro andremo appunto a crearlo insieme. Sono i medesimi passaggi. Questo è il codice del prodotto. Tra l'altro questi supporti sono fantastici. Sul sito di Bidpark ce ne sono disponibili davvero tantissimi. Questo è appunto quello lì che ho scelto io dal sito. Vi ricordo ovviamente che sul sito di Bidpark c'è sempre il mio codice sconto attivo e ve lo lascio nell'info box. E come vedete qui ci sono scritte tutte le misure appunto di questo supporto e anche ovviamente il prezzo, che è bassissimo, quindi vi consiglio di spulciare e guardare il sito di Bidpark. Oltre ai due supporti, volendo si può anche utilizzare un solo supporto e realizzare ugualmente una borsa tonda, ma io voglio utilizzare una borsa con entrambi i lati uguali e quindi ovviamente ho scelto due supporti. Poi vi occorrono anche dei segnapunti, poi ovviamente due anellini per borsa con ovviamente la tracollina. Io ho scelto questa qui sempre con le rifiniture dorate, per consentire ovviamente l'aggancio semplice, e poi volendo posso tranquillamente poi cambiare la tracolla e metterla anche di altre colorazioni inerenti appunto a questo disegno centrale. E poi ovviamente andrò ad utilizzare una cerniera. Io ho scelto questa qui, Total Black, dove anche la cerniera centrale è nera, e poi andrò ad utilizzare due uncinetti. Il primo perché il 3,5 mm, questo qui, perché ovviamente avendo il supporto dei fori da 6 mm, questo qui è l'unico che mi consente appunto di andare a creare la maglia all'interno dell'anellino. E poi ovviamente andrò ad utilizzare questo qui che è il 7, non so se si nota, ma qui c'è scritto 7 mm, per lavorare ovviamente la fettuccia. E infine, ovviamente, andrò ad utilizzare la fettuccia, questo rotolo gigante che non c'entra neanche nell'inquadratura. Andrò ad utilizzarla appunto questa qui nera, in modo che l'unica cosa che andrà appunto ad essere enfatizzata e risaltata è la parte centrale del supporto. Tutto il resto nero, ovviamente con qualche elemento metallo in colorazione oro. Vi lascio al tutorial. Rieccomi, iniziamo il lavoro. Come vi dicevo prima, inizio il lavoro con l'uncinetto da 3,5 mm. Infilo l'uncinetto all'interno di un qualsiasi foro del supporto e poi ovviamente la fettuccia la aggancio, vedete? Aggancio la fettuccia in questo modo e la porto fuori da questo foro. Ovviamente farò un po' di difficoltà perché ecco qui. Adesso lascio da parte questo lato della fettuccia più corta, lo metto qui di lato e vado a lavorare con questa qui e vado a realizzare un punto in questo modo. Adesso mi rinfilo nuovamente nel secondo foro, prendo la fettuccia. Di nuovo fettuccia sull'uncinetto e rientro in tutti e due in questo modo. Ovviamente il primo giro è quello un po' più faticoso. Ok, di nuovo fettuccia e poi ripasso in entrambi i punti. Ed ecco qua. Quindi realizzo un giro di maglia bassa, ovviamente vado avanti con questa lavorazione, arrivo a questo punto e ritorno da voi. Rieccomi, ho quasi completato il primo giro di maglie basse, manca l'ultimo foro e andiamo a lavorarlo insieme. Quindi vado all'interno del foro, prendo la fettuccia, la porto fuori e poi nuovamente fettuccia sull'uncinetto e chiudo il punto in questo modo. Adesso ovviamente devo collegare i due lati. Questo trucchetto l'ho visto su Instagram e quindi l'ho adorato.
Quindi adesso vi mostro. Ritorno nuovamente con l'uncinetto all'interno del primo foro. Il primo foro lavorato, cioè il primo punto, questo qui. Prendo ovviamente la fettuccia sull'uncinetto e la porto fuori. Ovviamente questo passaggio è estremamente, ecco qui, in questo modo. Ho preso la fettuccia e questo è il risultato al momento. Adesso sfilo l'uncinetto, prendo la fettuccia, quella più corta, questa qui, quella che ho lasciato a inizio lavorazione, rientro in entrambe le asoline e vado a chiudere questa maglia bassa con questa fettuccia più corta. Quindi, aspettate, ok, in questo modo. Quindi rivado con la fettuccia più corta e chiudo la maglia bassa in questo modo. Ecco qua. Adesso sfilo, nel senso sfilo in questo modo e vado a collegare. In che modo? Giro il lavoro, rientro con l'uncinetto all'interno del primo punto, cioè questo. Prendo la fettuccia, sempre questa estremità più corta, e la faccio passare. Aspettate, ecco qua. E la faccio passare all'interno di questo punto. Mi aiuto con le mani, che vi ripeto, sto lavorando con un uncinetto piccolissimo rispetto alla fettuccia che sto utilizzando. Poi rientro in questo punto qui, in questo modo, vedete? Sono uscita nel mezzo qui, riprendo di nuovo questa fettuccia e la riporto qui dentro e la faccio passare qui in questo modo. Tiro un po' e come vedete ho collegato i lati in questo modo. Estremamente semplice. L'unica cosa che si nota è qui un leggero volume rispetto agli altri punti, ma sinceramente non mi dispiace affatto questa chiusura. Questa ovviamente è la fettuccia corta, la lasciamo qui e poi la possiamo inserire all'interno di questi punti e nasconderla. E poi con quest'altra estremità dove è presente la bobina possiamo continuare la lavorazione con il secondo giro. Adesso vado a realizzare il secondo giro di lavorazione e andrò a realizzare una maglia bassa in costa retro, che significa andrò a lavorare soltanto l'asolina retro, perché come vedete il punto è realizzato da queste due asoline, io andrò a lavorare soltanto quella posta sul retro. Quindi ecco qua, vado all'interno del punto solo nella asola di dietro, prendo la fettuccia e la porto fuori. Adesso di nuovo fettuccia e chiudo. Proseguo, rivado in un'altra asola, quella accanto, prendo il filo, di nuovo fettuccia e chiudo. Vado nell'asola retro. Di nuovo fettuccia e chiudo le due asoline. Vedete in questo modo. Adesso vado avanti con questa lavorazione, cioè maglia bassa in costa retro, fino alla fine del giro e ritorno da voi. Rieccomi, ho quasi completato il secondo giro di maglia bassa in costa retro. Devo fare appunto l'ultimo passaggio per collegare i due lati. Quindi ho creato l'ultimo punto. Vado a tagliare la fettuccia e ovviamente sfilo in questo modo e poi vado nuovamente a collegarlo con il primo punto. Quindi
inserisco l'uncinetto all'interno del primo punto, prendo la fettuccia in questo modo e adesso nuovamente ripasso in questo punto. Ok, in questo modo. E ho collegato appunto anche il secondo giro. Adesso vado a nascondere anche quest'altro filo. Poi tenete conto che questa lavorazione dobbiamo realizzarla anche sul secondo supporto, ed eccolo qua. Questi sono i due supporti e ho realizzato ad entrambi già ovviamente il primo giro e anche il secondo uguale. Adesso non ci resta che capire dove posizionare la nostra cerniera. Tenete conto che tutti i punti sono esattamente 46 punti, li ho contati, quindi sono 46, e tenete conto che ovviamente per quanto riguarda la nostra cerniera vado a posizionarla in questo modo, così mi rendo conto effettivamente di quanti punti necessita la mia cerniera. Io già li ho contati da un'estremità all'altra e ovviamente sono saltati fuori 17 punti. 17 punti dove verrà effettivamente cucita la cerniera. I restanti punti, quelli posti sul retro, andò a realizzare una maglia bassa per ogni singolo punto per quanto riguarda il retro, e poi questa sorta di scalino ci servirà per collegare le due parti della borsa, i due laterali. Rieccomi, come vedete ho nascosto quei segmenti di fettuccia ripassandoli all'interno della lavorazione e ho segnato l'inizio e la fine con un segnapunto dei 17 punti che mi occorrono per andare a cucire la mia chiusura lampo. In questo modo l'ho realizzato, ovviamente questo procedimento l'ho realizzato anche sull'altro supporto, ed eccolo qua. Adesso non ci resta che creare lo scalino. Questo scalino andrà fatto soltanto su un lato della borsa, quindi vado a realizzarlo su questo lato e, come vi dicevo prima, devo realizzare una maglia bassa in questi esattamente 29 punti restanti, cioè da questo lato fino a qui. Quindi vado nuovamente con la fettuccia e con l'uncinetto e andiamo a creare questi punti di maglia bassa, questi 29 punti di maglia bassa. Questo ovviamente è il 17° punto. Io infilo l'uncinetto in questo punto accanto, quest'asola accanto, prendo la fettuccia e la porto fuori, poi di nuovo fettuccia, un gettato, e vado a chiudere. Adesso vado a nascondere ovviamente anche questa fettuccia sul retro, quindi rientro nel secondo punto, prendo la fettuccia, la porto fuori, di nuovo due asoline sul mio uncinetto, di nuovo un gettato e chiudo le due asoline. Poi rientro all'interno del punto, prendo la fettuccia, due asoline, un gettato e rivado a chiudere in questo modo. Vedete? Ovviamente, ecco qua. Ovviamente vado avanti con questa lavorazione fino ad arrivare a questo punto qui. Effetto questo passaggio e ritorno da voi. Rieccomi, ho realizzato le 29 maglie e ho realizzato appunto questo scalino, vedete? Questo è l'ultimo mezza maglia realizzata e adesso vado a lasciare un bel po' di fettuccia perché ci servirà ovviamente per realizzare la cucitura. Quindi lascio un po' di fettuccia, taglio, poi semplicemente vado a
infilare. Ok, il mio punto. E adesso speriamo che questo ago che ho a disposizione vada bene per questa fettuccia. Diciamo che ce lo facciamo andare bene perché è l'unico che ho disponibile in casa, quindi proviamo. Ok, in qualche modo ce l'ho fatta. E adesso ovviamente andiamo a cucire i due lati. In che modo? Prendo l'altro lato, aspettate, provo un attimo a allontanare la telecamera e alzarla un pochino, così vediamo se riesco ad inquadrare entrambi i due lati. Il segnapunto è in questo punto, come vedete l'ultimo punto l'ho realizzato proprio nell'ultimo segnapunto rosa e quindi ovviamente rientro nel segnapunto, nel punto dove è presente il segnapunto in alto. Quindi io fuoriesco da qui e rivado in questo punto e rientro nuovamente in questo punto, poi rientro anche nel secondo punto accanto. Ok, e ritorno nel secondo punto in basso. Adesso vado nel punto accanto, cercate di non saltare nessun punto, in questo modo. Quindi io procedo con questa cucitura fino alla fine. Rieccomi, ho terminato la cucitura e questo è il risultato. Come vedete ho cucito ogni singolo punto e ovviamente l'ho unito al punto corrispondente dell'altro supporto e questo è il risultato. Qui ovviamente c'è lo spazietto per andare ad inserire la nostra cerniera. Per quanto riguarda la cerniera, ho pensato di cambiarla, non inserire più questa cerniera che vi mostravo a inizio video, che presenta la parte centrale molto sottile. Siccome la parte della fettuccia è bella spessa, mi piaceva accostare a questa tipologia di borsa questa tipologia di cerniera con il centrale più vistoso, vedete? Un pochettino più paccuta rispetto a quella che vi mostravo a inizio video. Solo che c'è un piccolo problema che ovviamente è risolvibile: questa cerniera che ho acquistato è lunghissima, è di 40 cm. Ovviamente me ne occorrono molti molti di meno, quindi andrò a modificare questa cerniera. Già l'ho fatto in passato, se vi siete persi quel video, l'ho fatto per quanto riguarda il un borsellino che ho creato qui per il canale. Il tutorial ve lo linko sempre nella i di informazione. È molto semplice quel passaggio perché effettivamente per andare a modificare una cerniera ovviamente vado a misurare la lunghezza desiderata e poi, una volta capito la lunghezza, vado a sollevare delicatamente questi due piccoli cosini in metallo, questi due supporti in metallo, per poi riposizionarli nel punto giusto e poi ovviamente stringere per bene e tagliare la cerniera in eccesso. È un procedimento stra semplice, non ve lo dimostro perché ovviamente già ve l'ho spiegato in quel tutorial lì, quindi ve lo linko nella i di informazione e anche nella descrizione di questo video. E ovviamente io adesso andrò a modificare la cerniera, andrò a tagliarla. Una volta tagliata la cerniera andrò a posizionare qui la cerniera e semplicemente con degli spillini andrò ad impuntare la cerniera sia da un lato e anche dall'altro, in modo che mi sarà semplice andare poi a cucire con ago e con il filo la mia cerniera alla fettuccia. Ovviamente prima di fare tutti questi procedimenti vado a fissare e tagliare il filo in eccesso che mi è servito appunto per la cucitura. Mi raccomando, la cucitura fatela bella
stretta e tirate bene la fettuccia in modo che viene tutto unito e perfetto, come in questo modo, vedete? Rieccomi, aggiornamenti. Allora, il primo passaggio che ho effettuato è ovviamente bloccare e tagliare il filo, quello che mi è servito per andare a cucire i due laterali, i due lati. Una volta tagliato il filo, ho eliminato dalla borsa ovviamente i quattro segnaponti. A questo punto ho preso la cerniera, quella ovviamente quella più lunga, e sono andata proprio con ago e con filo a impuntare solo la parte qui finale della cerniera. In questo modo mi è più semplice andare a posizionare i vari spillini. Ovviamente una volta bloccato questo lato, ho aperto la cerniera e pian piano ho impuntato tutti gli spillini sia da un lato che dall'altro, e poi ho fatto anche la prova chiusura per vedere se la cerniera fosse ben diritta. Ecco, ovviamente devo fare qualche piccolo accorgimento, tipo qui c'è una piccola piega che poi ovviamente andrò ad eliminare quando andrò proprio a cucire con ago e con il filo. E poi, una volta decisa la lunghezza, nel mio caso credo che andrò a farla un pochettino un po' più lunga, in modo che questa parte qui andrò sempre ad impuntarla all'interno della borsa, in modo che poi quando vado a chiudere la cerniera resta in questo modo, mi rimane la zip qui appoggiata. Adesso non ci resta che cucire ovviamente con ago e con il filo. Prima andrò a fissare un lato con l'ago e con il filo, andrò ovviamente a eliminare gli spillini e poi passerò anche all'altro lato. Io effetto questa cucitura della cerniera e ritorno da voi. Io dovrei finire il video. Cosa vuoi tu? Salve, sono un zampino. Che vuoi? Dai. Che vuoi? Vuoi un biscotto? Sei sicura? Vediamo i biscotti. Rieccomi, come vedete ho terminato la cucitura per la zip. La borsa risulta abbastanza capiente e come vedete qui ho aggiunto già gli anellini ai due laterali, ed eccoli qua. Semplicemente ripassando all'interno della lavorazione con la fettuccia per 4 volte, in modo che ho bloccato per bene questi anellini dorati, e poi all'interno semplicemente ho realizzato 2 nodini per bloccare il tutto. Poi ho aggiunto ovviamente la tracollina e le copelle con il moschettone sempre dorato. E la nostra borsa è terminata. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutti! Dun 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 dun.